Zio Peppino, 12 settembre 2015, siamo ormai quasi al termine e ci siamo riservati una delle ultime interviste con Michela D'Oro e mister Umberto Urbano, amministratore delegato dell'azienda, e Giuseppe Brischetto, responsabile commerciale della divisione vending, proprio perché fino ad ora erano stati impegnatissimi a spiegare che cos'è Michela D'Oro, da quanto tempo è nel vending, a far assaggiare ai pochi che ancora non conoscono questo prodotto le novità che hanno presentato nell'ultimo periodo, e noi ne abbiamo approfittato per intanto fare una piccola pausa, assaggiare qualcuna delle loro miscele e nel frattempo fare la conoscenza di Umberto Urbano, che è appunto l'amministratore delegato di Michela D'Oro S.P.A. al suo esordio televisivo qui dinanzi ai microfoni e le telecamere di vendingtv.it. Grazie. E allora niente, io dico semplicemente che la nostra azienda è un'azienda generazionale. Sono tre generazioni dal 1946, il prossimo anno spegniamo le 70 candeline. È un bel traguardo, a maggior ragione che siamo un'azienda del sud, della Sicilia, che vive in un contesto sicuramente non semplice, quindi è una bella azienda che fa della qualità una mission aziendale sotto tutti i punti di vista. Sin dall'inizio abbiamo puntato rigorosamente a selezionare ovviamente le qualità, le singole origini che hanno composto le nostre miscele, che hanno caratterizzato e che caratterizzano ancora oggi le nostre miscele. A un certo punto storico ci siamo resi conto, causa modifica delle esigenze dei consumatori in Italia e nell'estero, che la esperienza e background del torrefattore doveva essere supportato, esaltato dalla tecnologia, quindi nel 2000 un nuovo stabilimento dotato della tecnologia più avanzata che viene offerta appunto nel campo della torrefazione, su un'area di 8.000 metri quadrati, quindi una nuova realtà. Abbiamo sviluppato con grande prepotenza e con grande capacità, se mi posso permettere di dirlo, il mercato internazionale canale Horeca. Siamo oggi presenti in una cinquantina di paesi nei cinque continenti, sempre nel canale Horeca. Per quanto riguarda il settore vending e OCS, iniziato alcuni anni fa, per quanto riguarda le cialde, oggi è stato completato con la linea delle capsule Espresso Point, con la linea del grani, e ultima nata verrà presentata appunto alla Fiera di Milano all'Host, le nuove capsule compatibili Nespresso. Che producete internamente? Assolutamente sì, non facciamo nulla fuori, confezioniamo esclusivamente al nostro interno, seguendo delle rigide regole di controllo e di procedura. Tutta la tecnologia e tutto il caffè, tutto il processo avviene in un ambiente protetto, quindi in azoto, in atmosfera modificata, dalla fase appunto dalla tossatura in avanti fino al confezionamento. Questo ci permette di presentarci nel mercato con delle carte in regola e sicuri del nostro prodotto, che esce sempre costante, sempre perfetto e che non crea nessun problema a chi poi fa di questo caffè il proprio business, quindi nella fattispecie i gestori del vending, come anche i baristi, i ristoratori, eccetera. Noi abbiamo parlato finora di torrefazione Michela D'Oro, 1946, tre generazioni, l'anno prossimo spegnete la 70esima candelina e tu sei in azienda da alcuni anni, ormai hai... Ecco, diciamo che nelle aziende familiari si dice sì, io sono, ho un mio ruolo da alcuni anni, ma in realtà tu ci sei nato nel caffè. Sì, diciamo che la memoria mi riporta all'età di 6 anni, quando ho cominciato a entrare in azienda giochicchiando ovviamente, poi piano piano con la tecnica che usano, sai, i genitori per non far... Mettiti a contare i chicchi. Per noi sì, alla fine mi ha un po'
catapultato in quella che è la realtà e quindi nella produzione per poi passare all'amministrazione, eccetera. E questo fino a quando non mi sono laureato, e quindi nel 97 ho avviato il discorso dell'internazionalizzazione presentandomi al mercato internazionale. E grazie a Dio, per una serie di circostanze favorevoli, ma soprattutto con grande perseveranza, ma avendo anche le spalle solide e la qualità della nostra, siamo riusciti a galoppare i tempi. Devo dire anche che la nostra perseveranza nella ricerca della qualità poi è andata anche oltre, non ci siamo limitati cioè a investire nella più alta tecnologia, abbiamo ritenuto, soprattutto nel mercato internazionale, molto, molto attento a questo, di investire nella grafica e nell'estetica, tant'è che alcuni anni fa abbiamo incaricato il noto artista fotografo Oliviero Toscani di rifarci nuovi, a partire dal logo fino al packaging, alla comunicazione, tutto. Insomma, ha creato una sorta di cornice essenziale, pulita, elegante, adatta proprio a incassonare la qualità del nostro prodotto. Diciamo che però avete anche investito in risorse umane. Assolutamente, abbiamo creato una divisione che sino a pochi anni fa non esisteva, una divisione organizzata, una divisione commerciale che si occupasse proprio del vending in maniera più ordinata, più professionale. Abbiamo incaricato il dottore Giuseppe Brischetto, qui presente, che ovviamente porta con sé un background abbastanza importante e quindi prende nelle sue mani l'arduo compito di far diventare anche nel vending l'azienda Miscela d'Oro un'azienda leader, come già lo è diventata in diversi paesi del mondo. Miscela d'Oro, di cui parleremo in relazione all'Oreca nel corso del prossimo appuntamento host, che si terrà fra il 23 e il 27 ottobre 2015, una manifestazione della quale siamo media partner e per la quale andremo a realizzare tantissimi servizi video. Nel frattempo però ritorniamo per un attimo con i piedi a terra e al vending, con le risorse umane di cui parlavo prima. Giuseppe Brischetto, responsabile commerciale, da quanti anni nel vending? Beh, io ho iniziato nel vending nel 99. Intanto saluto tutti gli internauti di Vending TV. E per l'occasione volevo ringraziare tutti gli organizzatori di questo evento, compresa anche Confida, e grazie al suo presidente e al presidente dei Gessori. E poi naturalmente, diciamo, la tua equipe, redazione, perché effettivamente ci dà l'opportunità di farci vedere attraverso il web in tutto il mondo. Giuseppe, al di là dei ringraziamenti, che naturalmente sono sempre graditissimi, perché sono non solo complimenti gratuiti, non solo ringraziamenti gratuiti, so bene che sono sentiti, perché si percepiscono. Qual è lo sviluppo che Miscela d'Oro andrà ad avere nei prossimi anni? Diciamo che sono intanto 2 anni, è vero? Sono circa 2 anni che... è una fase di start-up, siamo partiti ad aprile del 2013 e siamo a settembre del 2015. Quindi sono certamente 2 anni in cui c'è stato appunto una base di pianificazione. Di quelli che potrebbero essere le opportunità che sono sul mercato, di quello che gli input che proviene infatti dai gestori e da coloro che utilizzano i prodotti del vending. Quindi noi abbiamo cercato, attraverso la collaborazione con la proprietà di Miscela d'Oro, perché visto il reparto industriale, l'apparecchiatura, insomma la continua ricerca di miscele sempre pregiate, a dare quel plus in più per i gestori. Effettivamente i gestori ci chiedevano un prodotto diverso, soprattutto che non avesse quel sinonimo, insomma, di propagazione sul mercato che poi destabilizza il consumatore finale. Quindi lo abbiamo fatto attraverso un packaging direttamente completamente diverso rispetto a quello che c'è sul mercato, capsule e cialde completamente differenti, e un prodotto in grani che credo che attualmente sia uno dei migliori che ci sia sul mercato.
Certo, i vostri prodotti si distinguono per qualità, una qualità un tantino più alta che non teme l'inflazione di altri brand che diciamo viaggiano su cifre anche leggermente più basse rispetto alle vostre. Voi siete scelti e selezionati da alcuni gestori che ricercano la qualità. Qual è la percezione del gestore medio oggi rispetto alla qualità del prodotto caffè? Allora, se parliamo nella massa, noi è normale che un prodotto che sia di elite fa fatica a fare, diciamo, a sgomitare, a fare spazio, no? È normale. Però sappiamo anche che c'è il cliente che è disposto a pagare un po' di più per avere un prodotto eccellente. Noi poi stiamo lavorando a quelle che sono le attività, chiamiamole di secondo piano, no? Che possiamo dare del vending, delle opportunità attraverso il marketing e la visione del prodotto stesso. Quindi nei prossimi mesi ci avvaliamo della collaborazione di altri player sul mercato per fare delle sinergie, e quindi più che andare ad abbassare il prezzo di listino o dare un prodotto che sia a un livello qualitativo diverso, non dico scarso, medio o top, però è anche giusto che vengano affiancate delle attività promozionali, quindi di marketing, che il consumatore riconosca. Lo riconosce come? Attraverso l'opportunità di acquistare un prodotto di qualità superiore ed avere magari un altro plus completamente differente. Noi ne daremo notizia naturalmente attraverso i microfoni di Vending TV e soprattutto attraverso il sito web vendingnews.it e la sua appendice cartacea bimestrale Vending News, distribuita a oltre 5.000 nominativi in Italia. E allora, Giuseppe, grazie per la tua partecipazione a questo piccolo intervento in cui abbiamo parlato da una parte della sezione commerciale di Micheladoro. Grazie Umberto per il tuo esordio televisivo dinanzi ai microfoni di vendingtv.it. Avremo modo di parlare ulteriormente di Micheladoro e della sua eccellenza in termini produttivi, in termini di scelta delle materie prime, del metodo di miscelazione e confezionamento, e anche insomma con qualche dettaglio in più, qualche succoso dettaglio su qualche storia legata all'estero, allo sviluppo degli anni 60 o anche negli anni 70 o anche negli anni 80 di Micheladoro, perché non si nasce grandi, lo si diventa passo dopo passo, con tanta fatica, con tanta passione, e poi mi piacerebbe con tanta serietà. Naturalmente con la costanza anche nella serietà. Non nascondo che mi piacerebbe sapere poi come ti ci sei ritrovato all'interno dei Chicchi di Caffè, perché sai, io sono assolutamente certo che quando c'è un'attività di famiglia uno dice sì, va bene papà, io continuo l'attività perché è un bene di famiglia, è giusto continuare così, però ci si deve anche appassionare. Assolutamente, qualsiasi cosa se non viene fatta con passione non la si può fare. E tu che l'hai vissuta poi dall'età di 6 anni. Devo dire che mi è venuta naturale, più che anche in maniera inconsapevole, perché sempre con la logica della strategia del genitore che non costringe ma lo fa fare senza che uno se ne accorge. Ci siamo ritrovati in azienda nelle varie fasi della crescita, fermo restando che prima dell'ultimo stabilimento totalmente automatizzato, la parte specifica della tostatura veniva fatta esclusivamente da mio nonno prima, da mio padre negli ultimi anni da me, quindi una grande conoscenza del caffè, delle sue origini, di come si miscela, di come si tosta, di come si ascolta nella fase proprio della tostatura, che è qualcosa di unico, di prezioso, difficile purtroppo da tramandare, no? Oggi come oggi. Anche da raccontare. Da raccontare, perché sono una miscela di emozioni, di sensazioni, e che poi grazie a Dio e grazie anche ai nostri partner tecnologici siamo riusciti a ripresentare, a riprodurre ancora oggi, facendolo ovviamente al meglio possibile.
Grazie per la preziosa partecipazione, Umberto. Grazie anche a te. Grazie Giuseppe. Un saluto particolare a Vending TV con il pollice all'insù. Con il pollice all'insù, come. Allora, avremo modo naturalmente di rivederci a Host nel corso della 5 giorni milanese a Rho. Ormai mancano poche settimane e nel frattempo io dico stay tuned, perché con Micheladoro sono certo avrete modo di sapere ancora di più e meglio come sono fatte le loro miscele. Fabio Russo per VendingTV.it insieme a Umberto Urbano e Giuseppe Brischetto di Micheladoro.